La situazione oggi è una situazione assolutamente impegnativa, soprattutto dal sopralluogo che abbiamo fatto, visto e considerato che noi abbiamo la Gordino che è letteralmente in ginocchio. E sono delle località isolate, località che hanno ovviamente problemi non indifferenti, manca l'energia elettrica, mancano ogni forma di segnale telefonico, manca ovviamente l'acquedotto perché è stato spazzato via e quindi hanno bisogno di aiuto, adesso ci andrà l'esercito. Danni, quantificazione? Quantificarli è difficile in questo momento, dobbiamo raccogliere i dati, però la raccolta dei dati deve essere puntuale, però penso che siamo a livelli dell'alluvione del 2010. È fondamentale che si parli di questa devastazione che c'è stata, che pari a un terremoto. Andate a visitare delle località e vedrete. Noi chiediamo al governo sostanzialmente aiuto e presenteremo questo dossier e spero che partano subito quelle misure canoniche delle grandi catastrofi, che sono quello del procrastinare il pagamento delle tasse o gli adempimenti, diciamo, fiscali, e che sono quelli di aiutare da subito i nostri cittadini. Un appello lo faccio alle banche affinché blocchino il pagamento delle rate di mutuo per gli alluvionati, coloro che hanno avuto questa catastrofe, e magari mettano in piedi dei pacchetti di aiuti che siano veramente pacchetti agevolati, che siano sotto profilo finanziario dei veri e propri aiuti.